Allora, il processo tributario è un'opera importante, un'opera anche molto bella, che nasce sostanzialmente da un sogno. Il sogno è quello di, in qualche modo, riuscire a dare una sistemazione a una materia, che ha dei tecnicismi, ma che ha anche una sua, un suo disegno, una sua composizione. E questo sogno si è potuto realizzare con quest'opera grazie all'aiuto importante di colleghi e amici che hanno dato tutti quanti un contributo tecnico significativo. L'opera l'ho voluta realizzare insieme a un collega della mia università, un professore di procedura civile, che è stato un importante contributo dialettico perché il processo tributario è un processo specialistico certamente, ma che fonda le sue radici poi nel processo civile, quindi era importante questa interlocuzione. È un libro quindi che è affascinante per certi aspetti, almeno nella sua genesi, per quanto è stata la mia storia, nasce appunto, come ho detto, un sogno. Il senso dell'opera era un senso di ricerca, di sistemazione. Dalla pratica, un avvocato e poi anche dall'esperienza scientifica in qualità di professore, tanti dubbi, tante questioni che erano emerse e che avevo voglia di trovare delle soluzioni. E questo lavoro, con il confronto appunto dei colleghi che mi hanno aiutato, mi ha dato l'opportunità e la possibilità di trovare queste soluzioni, di offrire queste soluzioni. Da qui il senso dell'opera, prima ancora dell'importanza dell'opera. Quello appunto di andare a vedere all'interno del processo tributario, ricostruire un sistema del processo tributario, quindi una linearità, qualcosa che consenta di collegare i vari tasselli, di ricomporli ad unità, per andare a comprendere le chiavi di interpretazione dei problemi, perché il processo tributario non sarà un processo certamente complicatissimo, però la pratica, la vita quotidiana pone questioni complicatissime e da qui l'opportunità di trovare delle soluzioni. L'opera che abbiamo prodotto, penso che offra queste soluzioni. Soluzioni a problemi della pratica, vissuti, perché qui c'è tanto esame di tanta giurisprudenza, perché la giurisprudenza, il diritto vivente, è chiaramente la prima chiave di lettura che va consultata. Non c'è soltanto giurisprudenza, perché ovviamente c'è anche la critica della giurisprudenza, perché a volte le soluzioni della giurisprudenza non sono necessariamente le soluzioni che ottimali. Però sempre con questa attenzione al diritto vivente. Da qui poi i motivi di interesse per quest'opera, perché è un'opera che vuole essere molto attuale, molto attenta, molto calata sulla realtà concreta, sulla realtà viva dell'esperienza. È un'opera che nasce da, diciamo, la combinazione fra l'esperienza accademica, perché ci sono diversi professori universitari, con l'esperienza pratica, perché ci sono colleghi che poi praticano attivamente il processo tributario al giorno per giorno. Questo è il senso, il ruolo e l'obiettivo di quest'opera.